fate a salire i like questo video qua. Vi prometto che così le arriverà un troll. Ma di quanti quelli, like? Quanti like e quanti commenti? 10.000 like, 1.500 commenti. Io lo sto pianificando da 2 settimane ormai, sto troll. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete siamo in Streamhouse, io, Moni, Tecnoid e Ussa, la casa dove vivo con i miei 4 fratelli youtuber. Adesso ragazzi voglio dirvi una cosa, oggi faremo uno scherzo a fratello Ussa, perché ho sempre trollato tutti, ma non ho mai trollato fratello Ussa. Devi trollarlo, Moni, ha rotto veramente. Mi devi dare una mano. Cosa vuoi fare? Adesso te lo spiego. Ma dov'è Tecnoid? Tecnoid! Un tempo la tenevo così sull'avambraccio ed era grande così. Guarda adesso, porca miseria, fra se pesa. Ma dove sei? Una bestia. Com'è bella la mia bambina. È veramente gigantesca. Com'è bella la mia bambina. Prima la tenevo sull'avambraccio e non era più grande del mio avambraccio. Quando l'ho presa la tenevo sulla mano. 4 mesi fa, fra, ma sta crescendo troppo. Sì, beh, ma quanto cacchio stai crescendo, eh? Sì, sono una cicciona io, sono una bambina cicciona. Allora, fra, io devo trollare fratello Ussa. Ok? È il momento di trollarlo. Allora, io andrò a tirare insieme a voi dopo e voglio fare un bel nascondino. Fatto addosso? Che ne so io, fra. Sei fatto pisciare addosso dal cane? Senti? No. No. Come no? Ma non voglio sentire. Perché? No. Ma perché ti sembra uno che mette la faccia nel piscio? Ma tu tocchi la patong di Bea? La Bernarda. La Bernarda di Bea? Scrivete qua sotto hashtag Bernarda di Bea. Vai, dimmi. Allora, voglio fare uno scherzo addosso, però andiamo di là. Voglio fare un bel nascondino. Si gioca a nascondino? Si gioca a nascondino al matondo. Oh, Fran, non mi sgami. Non gioco. Perché? Ti ho detto che è un troll, non devo giocare. Che cioè voglio giocare a nascondino. Ti sembra uno che gioca a nascondino? Sì, quando faccio i nascondini tu giochi. Mi nascondo e dormo. C'hai fatto caso che non è tutto di campo. Ma infatti ogni volta il tuo nascondino fa sempre schifo. No, è bellissimo il mio. Proprio dietro a un letto. Il mio è top. Dietro a un letto. Dì dove mi sono nascosto l'ultima volta che mi hanno infamato. Dov'ero? Dietro a un letto. No, la penultima. Quella che c'era un il Sissio. Ricordati bene. Ah, eri. Eri incastrato. Incastrato. Era, è presente nella scatola che c'è fuori, quelli dove attacchiamo il tubo del giardino? Uh-huh. Si è infilato lei e si è chiuso dietro. Due giorni in mal di gambe. Due giorni. È stato lì che quando l'ho tirato fuori non riusciva a stare in piedi perché si erano addormentate le gambe. Allora andiamo di là. Siamo all'intro del video come se fosse un nascondino che disegno. E ognuno corre nascondersi, lui si nasconde. Lui si va a nascondere. E noi andiamo al carrello. Prendiamocene, andiamo a casa. Ma è brutto, fra. Brutto, fra. Quando trolli tu, lo dici brutto. Ma che c'entro io, mamma? Senti il Fabran di Ussa che te la prendi con il me. Il tuo sangue che circola qui è anche quello di Ussa. Ma che c'entra? Non c'entra niente. Cos'è? Un sangue trollerino che trolliamo noi? Sì, no, ascolta, se lo merita, perché l'altra volta io mi sono preso in bocca. Anch'io. Lo spruzzino proprio. Quindi, ragazzi, ci vediamo fra poco. Chiamiamo anche fratello Ussa. Iniziamo la intro con il nascondino. Lui si andrà a nascondere e lo freghiamo. E se si nasconde fuori? Quindi siamo tutta un'alleanza. E se si nasconde fuori? E noi ce ne andiamo, ci vede. No, diciamo che è solo all'interno. Di che è un nascondino solo all'interno. Solo, ok? Ok, andiamo. Ciao ragazzi. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Albiak, direttamente qui dalla stream. Oggi ragazzi è un evento speciale perché faremo un nascondino molto particolare, diverso dal solito, perché faremo un nascondino con la penitenza. Diverso dal solito. Beh, con la penitenza non è mai stato fatto. Tu hai fatto con la penitenza, hai fatto con la scossa. No, non è la penitenza, la scossa. La penitenza consiste in questo, ragazzi. Il vincitore del nascondino, chiaramente, escluso a me non potete scegliermi. Il vincitore del nascondino sceglierà chi far mangiare un peperoncino che ho comprato io, uno dei più piccanti che ci sono in Italia, ragazzi. Fuoco! Sì. Fuoco! Sì, immagino. Ok. No, questo è veramente piccante. Finiamo quasi quanto la patatina quella piccante. Sei venuto tu in ospedale l'altra volta per la patatina, andiamo anche noi. Tu il tuo obiettivo è far finire nella. Ma perché tu pensi tu? Sì, hai detto bene, mi hai fatto andare a me una volta. Sì, invece te la facciamo mangiare a te? No, non si può, voi mai non potete scegliere. Ma la verità, chi ti ha fatto qui in ospedale? È stato tu che hai avuto quella geniale. Però sono stato bravo e l'ho retta bene quella parte. Sta benissimo, sono un problemi di stomaco. Sai che sono dedicato io, attacchi di panico. Allora ragazzi, quindi come vi ho detto, avete 5 minuti che io esco fuori, vi andrete a nascondere, mi raccomando telefoni in mano perché voglio anch'io la registrazione di tutto quanto vostro. Fuori anche? Sei lagato? Spostati che attaccate al wifi di deck. Fermo. Ma ci siamo pronti per. Quindi mi raccomando, telefoni alla mano, okay, io uscirò fuori, voi vi andrete a nascondere e poi ci vediamo quando vi venga a trovare. Il vincitore, mi raccomando, farà mangiare acqua. Soldi. Ma sempre soldi vuoi tu, ma è possibile dai, che sempre soldi? Se non c'è soldi non ha senso fare il video, fai con te. Soldi. Se vuoi, soldi. Allora chi vince 1.000 euro, più sceglie
pazienza. Vai, vai, mille, guarda. No, no, non c'è la spia perché siete solo in tre. Qua ce ne sono già 400, ok? Già ci sono 400, poi il resto è bonifico. Ok? Piglia i soldi, piglia i soldi, piglia i soldi, piglia i soldi, piglia i soldi. Vai, vai, andiamo. Scherzo, tieni qua. Il mio bambino mi difende, mi difende. Ah. Bravo cagnolino, oh scusa, ho sbagliato, bravo cagnolino. Tieni che mi devo andare. Va bene ragazzi, io esco, ci vediamo dopo. Quando esco fai il via. 3, 2, 1, io esco. 1, 2, 3, 4. Beh, chiaramente aspetto qua fuori ragazzi, non è che me ne vado chissà quanto lontano, eh. Aspetterò qua fuori, anche perché Usa non sa niente ragazzi. Poverino, lo terrò, ve lo giuro ragazzi, che lo tengo nascosto fino alle 6, sono le 4 del pomeriggio, almeno due ore e mezza lo devo tenere nascosto dentro come un pollo, ok ragazzi? Adesso tra poco entro perché loro sanno che Tecnoide Demoni lo sanno già, quindi tra pochissimo entro, non aspetto neanche 5 minuti. Se n'è andato? Eh? Se n'è andato? Sì, sì, sì. Se n'è nascosto? Andato. Ah boh, bravo, io mi sono messo qua, ho fatto finta di venirmi a nascondere qua, sono venuto. Andiamo, qua. Andiamo via. Che cazzo ne sono? Voi l'avete visto? No, però io mi sono passato subito. Sì, bellissimo, andiamo. Andiamo. Fra. Non riprendiamo neanche fuori prima che ci spera che mi becca che parlo. Andiamo via. Se tu vai fuori, tu parla la voce alta. Ok. Allora, come vi ho detto, mancano ancora 3 minuti prima che rientro e sto aspettando perché ragazzi, se non aspetti non è giusto, però sono sicuro che chi vince a sto giro farà pagare una bella penitenza. Però noi aspettiamo ragazzi, aspettiamo ancora 3 minuti, dobbiamo stare qua fuori. I ragazzi intanto si stanno andando a nascondere e noi siamo qua ad aspettare. Dobbiamo aspettare perché, come vi ho detto ragazzi, bisogna aspettare assolutamente perché non è giusto, non si bara in questo gioco qua, anche perché la penitenza è veramente difficile, questa penitenza. Perciò dobbiamo stare tranquilli, aspettare piano poco per volta. Intanto si sono già andati a nascondere, già tanto poi la sapete che io sono il campione di questo nascondino, lo sapete che io sono il campione e nessuno di voi, Stream House, mi batterà in questa sfida qua. Perfetto, con anche già la luce possiamo avere belli che servono. Guarda qua, è perfetto lì. Anzi, ci mettiamo qui. Ci siamo, raga. Qui direi che è perfetto. Quindi adesso dobbiamo solamente aspettare che il bro trovi gli archi. Sperando che ovviamente non salga su, perché prima deve controllare giù, capito? Ci vediamo dopo. Velocissimi. Vado a sgommare. Sgommo. Però comunque vado via veloce. Non devi andare su. Sì, che così sembro una macchina che sta passando. Bravo, sono fatti tutti dopo, piano niente, perché devo sembrare una macchina che sta passando, capito? Ok. Perciò meno rumore faccio un bel. Che cazzo paravamo ancora a bassa voce in macchina che non serviva? Non so, il mood del troll, del silenzio, capito? Che ti viene da non far rumore. Ma solo là che c'è il trollato già abbastanza. Cosa fai in bocca? Io? What the fuck, bro? Cosa stai dicendo? What the fuck, bro? No, gli ho detto dai una... No! Mi ha detto di darti una sberla. No, oh, sberla e niente, eh. Parte no, fa caldo qua. Apri i finestrini. Ah, no, prova. Mamma mia. Ma la cintura è un optional. Oh, ma... Stiamo andando a Grareno, eh? Hai i soldi? Io ce li ho i soldi. Tu ce li hai i soldi? Tu ce li hai i soldi?
io vengo con chi? Io vengo con chi ha soldi? Tu ce l'hai soldi? No, io sono l'autista, fra. Sono l'accompagnatore. Secondo voi quanto rimane nascosto? Ma allora, te lo dico sinceramente, secondo me appena smetterà di sentire rumori, che comunque magari tu non sei in casa che cerchi, eccetera, si comincerà a fare due domande. Secondo me più di un quarto d'ora non ci sta. Il problema di stare nel capuzzino è che non capisci dov'è. Cioè, magari è sotto o si sta avvicinando, o magari non sta salendo senza parlare, così non si fa notare. Cioè, ragazzi, non sento niente, non capisco dov'è. Quindi so. Se mi tieni tanto da aprire la porta, però. Restiamo qua, non dobbiamo perdere. Sei mai stato in campeggio? Ascolta, la mia roba che invento io non me la devi fare contro. Ascolta, mi sono appena fatta la doccia, Alve. Dimmi la verità. Fra, non io... ti è piaciuto stare in campeggio? Certo, e se poi ti faccio vedere che tu sei che mi hanno insegnato. No. Ecco. Decidere io? No, no. Una attaccata qua. No, fra, a me... La tua è lì che se la tiri fuori ti dice ciao. Parla. Io sai cosa facevo? L'estate a mare... facevano il falò d'estate. Scemo, ascolta, no. Io non voglio saperlo. No, sono serio. Te lo voglio sapere. Sono serio. E quando poi in spiaggia, sei presente quando c'è il falò? Oh, Alve, sto guidando. Per favore, ma non ti faccio niente. Giuralo. Ma, no, nel senso da... allora, Mone, io mi fermo. Allora, io giuro, mi fermo. Con le mani non ti faccio niente. Se mi fa qualcosa, fagli qualcosa. Li tiro pugno. Perfetto, non puoi stare pugno. Però quando c'era il falò, si spegneva. È presente che rimaneva la tipo la braccia, quella no, là? No. La legna che rimane un po' semirossa. No, no. Vabbè, comunque ci dicevano sempre di spegnerla, sai, quando non c'era acqua, non c'era niente. Oh, che schifo! Facevi del tu. Ti sputo in bocca, frate, lo giuro, ti sputo in... E spegnevi tutte le gambe. No! Te la faccio ingoiare, eh! Non ti azzardare, eh! Fra, te la fa, che schifo! Fra, guarda qua! No, riprendi qua che c'è tutto lo sportello immerdato! No, riprendilo! Fra, no, io non posso guardare sta cosa! No, è tuo! Ma cosa... No, riprendilo, staccalo, striscialo! Guardate, ragazzi, guardate la merda che schifo che fa! Guarda che schifo che mi ha tutto sporcato tutto! Fai veramente cagare, frate, lo giuro! Fai veramente cagare! Non sento niente! Dal punto... Proviamo ad andare in... siamo arrivati! Cremoni sta vloggando, vloggiamo tutti. Questa gran presa per il culo al povero Ussa. E si mette a pisciando! Ma perché quanto ogni volta piscia? Che squirt! Guarda che si è arrivato a me, non vuole proprio. Voleva scappare. Oh, ma nel frattempo avete capito che Ussa è ancora nascosto. Ah, poverino. No, secondo me sarà già uscita. Non si sente niente, raga. Ma sarà già uscito? No, fra, impossibile, ti avrebbe già chiamato se fosse uscito. Vabbè, sono passati 10 minuti. Che 10 minuti? Sono passati 20 minuti, zio. Da lì a qui 10 minuti un paio di palle, c'era traffico, fra, un quarto d'ora è passato, dai. Un quarto d'ora è passato, Poverino. Povero lì. Vabbè, aspettiamo la sua chiamata. Ma secondo me ti chiama, Sì, quindi, sicuro. O chiama me, o chiama sì, lui, sicuro. Dice, o dove sono nascosto così poi mi frega, mi fa la spia. Dici. Ma perché lui dice che non si aspetta che... No, fra... Ah, lui si aspetta che tu sei ancora in casa insieme sì, a loro. Sì, bravo, che tipo io vinco, sono il più nascosto, oppure Moni è il più nascosto. Ah, tu dici che riesce proprio così. Poverino. Oh, fra, ma quello ancora non l'ha chiamato, Secondo me tra poco chiama. Però, ti posso dire... È una bella uscita perché sento che sto facendo un troll, capito? Ah, io godo quando faccio i troll, cioè proprio questo. Godi, fai troll di godi. Oh, la godo. Godi, guardalo. E te lo fa sempre, e devi. Questo vuol dire, pensa come sta quando tu trolla lascialo, te. Lascialo, gli arriva il che, tu che sei lì che ti distruggi. Non ce la faccio a non ridere. Gira. Raga, vi prometto, vi giuro,
fate a salire i like questo video qua. Vi prometto che questo gli arriverà un troll. Ma di quanti quelli, like? Quanti like e quanti commenti? 10.000 like, 1.500 commenti. Io lo sto pianificando da 2 settimane ormai il suo troll. Ma posso stare bello tranquillo, non ci arriveranno mai. Ma anche se non arrivano ti sfidi. Non ci arriveranno mai, ragazzi, vi hanno sfidato, Non ci arrivano. Ragazzi, vi hanno sfidato. Non ci arrivano. Cioè, hanno detto che siete. Se era la mia. Cioè, credo che la mia comunità è anche lì. Oh, non tradite fratello Mori, non dovete tradirlo. Raga? Raga? Ti sono andati via davvero? Mi hanno lasciato qui! Mi hanno lasciato qui! Che pezzi di merda! Ma quindi non era nascondino, cioè solo io mi sono nascosto! No, vabbè, raga, non ci credo. Non ci credo. Adesso mi chiama. Sta chiamando? Oh, Fracciuzza che mi sta chiamando. Aspetta, rispondi. Pronto? Oh! Ussa, dimmi. Ma dove cazzo siete? Fra, io mi sono nascosto. No, brutti pezzi di merda. Io ho cercato tutta casa, Fra. Fra, io mi sono nascosto. Sono nascosto io. In tutta la casa e sono rimasto 1 ora e 40 dentro quello sgabuzzino di merda e nessuno c'è. Fra, io mi sono nascosto il Gran Reno. Siamo qua al Gran Reno, fratello. Fate proprio cagare. 1 ora e 40 lì dentro, ho sudato come un porco. Fammi vedere un po', mi avvicino, cioè, apro un pochettino la porta. Qua la casa è deserta! Oh, ci vediamo a casa, Oh, è un'idea di Alve, non è mia. Quasi, tutti complici di merda. No, è un'idea di Alve. 40, bravo, ho fatto la sauna lì dentro. Poverino. Ciao, fratello, ciao. Ti vogliamo bene. Non è colpa mia, è colpa di Alve. Ciao. Aiuto, Bea. Vabbè, adesso allora quando torniamo a casa, ragazzi, mi sa che ci romperà il culo. Esatto, botte prendiamo. Sto giro mi sa che ci picchia. Però sto giro, Fra, io non torno. Non torni? No.